dal post emergenza Covid, ecco, con quale spirito l'affronterà e quali sono le novità? Beh, insomma, lo spirito è sicuramente uno spirito battagliero, uno spirito un po' piratesco, isolano. Il nostro slogan è stato da sempre isolani sì, isolati no, isolani è bello, isolati è brutto. In questo momento volevamo assolutamente fare una battaglia a favore del cinema e dell'esperienza condivisa del cinema. Noi siamo un piccolo festival isolano dove i film si vedono accompagnati dai cineasti, dai registi, quindi si parla, ci si incontra, si discute, si dialoga, e quindi il rischio che i giovani di oggi si finiscano a vedere i film sul cellulare era un rischio che veramente volevamo scongiurare. Quindi abbiamo fatto con uno sforzo pazzesco, grazie anche al contributo della Banca del Fucino, che ci ha permesso di realizzare questa trasferta, questa anteprima del Salina Dog Fest, che si aprirà a Roma all'Orto Botanico nell'Isola Verde di Roma dal 18 al 20 settembre, per poi volare subito a Salina per i premi finali e speciali che attribuiremo, assegneremo dal 24 al 26 settembre a Salina. Quindi alla fine è un festival che dura 6 giorni anziché 4, e quindi ho rilanciato e raddoppiato, nonostante fino a 2 mesi fa pensassi di non farlo perché c'era la crisi ancora dei finanziamenti pubblici e degli sponsor privati. Una cosa, come è nata proprio l'idea del festival? Si ricorda quando ha avuto i Certo, me lo primi pensieri, ricorda. ecco, la prima ispirazione? Io vado a Salina da quando sono piccola perché ho la fortuna, il privilegio di avere una casa lì che mio padre e mio zio presero negli anni 70. Ho vissuto tutte le estati con i miei fratelli, i miei cugini a Salina, e a poco ho cominciato a frequentarla fuori stagione, a settembre, quando l'isola si tinge di rosso perché l'isola è il tempo delle vendemmie, e quando il tempo si dilata perché non c'è più la frenesia dei turisti ad agosto che prendono d'assalto le spiagge fatte dai sassi. E mi ricordo che, essendo cresciuta con tutti i futuri sindaci, i futuri direttori degli alberghi, i futuri ristoratori che avevano la mia età, mi dissero un giorno, ero a Capofaro nella tenuta di Tasca d'Almerita che ci sponsorizza: facciamo qualcosa per allungare la stagione turistica, facciamo qualcosa per far venire qui la gente a settembre e a ottobre. E io ho detto: ma scusa, ma allora porto il lavoro che amo nell'isola che amo, facciamo un festival. E visto che sono una documentarista e che Salina è l'isola della Panaria Film, ho deciso di fare un festival dedicato esclusivamente al documentario. È così che è nato il Salina Dog Fest. Si può dare una definizione tra la differenza tra un documentario narrativo e un film di pura finzione? Ma sicuramente non facciamo distinzione tra documentari e film, se non perché sono entrambi, hanno uno sguardo autoriale, c'è una costruzione, una scrittura, c'è un montaggio, c'è un utilizzo del materiale, cioè della colonna sonora. E l'unica distinzione, ci sono saggi e saggi su questa distinzione tra film di finzione e film documentario, può essere soltanto quella che noi raccontiamo storie vere attraverso personaggi reali, che anche questo però sta cambiando perché i personaggi reali possono essere anche degli attori. Noi cominciamo a utilizzare attori di finzione per i nostri documentari. Le storie sono vere, è vero, però è non costruita a tavolino, non scritta e concepita a tavolino, però è anche vero che su quelle storie possiamo anche avere l'arbitrio della fantasia e ricostruirle. Come diceva Balzac, la verità non è mai verosimile. Volevo chiedere, il tradimento che il cinema si permette, anzi è giusto che si permetta, non solo dal testo letterario ma anche dalla realtà, è concesso anche a questo tipo di documentario nuovo, diciamo così? Insomma, il documentario è raro che venga. Diciamo che prenda, venga, si ispiri alla rilettura di un romanzo. Di solito è la finzione che adatta un romanzo letterario, no? Il documentario ha degli elementi letterari, come narrativi, soprattutto per esempio nella costruzione della voce narrante, però l'adattamento cinematografico di un romanzo va necessariamente verso il film di finzione. E quindi se mi chiedi se il tradimento da parte del cinema di finzione del testo letterario, quando si adatta a un film come La Terra e Malavoglia, Il Gattopardo, le novelle di Pirandello,
è qualcosa che io approvo, dico assolutamente sì, ma non lo dicevo io, lo diceva André Bazin, che appunto il cinema è un altro linguaggio, quindi non può che disadattare il testo letterario di partenza e metterci del proprio, come se i romanzi fossero dei sacchi vuoti che noi li riempiamo con i nostri sentimenti, con il nostro linguaggio e con il nostro sguardo. Io mi riferivo di più però alla realtà che il documentario rappresenta e che comunque in qualche modo può essere tradita perché l'autore dica quello che in realtà vuol dire. Mi riferisco a Rosi, per esempio all'ultimo di Rosi, Il Notturno, che diciamo a Venezia è stato un pochino trascurato, ma che ha uno sguardo particolare su una realtà, quindi è comunque una rilettura. Ah, assolutamente, personalissima. Ma assolutamente, non c'è mai un'oggettività, è questo che distingue il documentario, il film documentario, dal documentario televisivo, dal reportage. Ma certo, anche il neorealismo, il cinema della realtà da cui noi nasciamo, anche lo sguardo e l'inquadratura di Rossellini in Paesà non era mai un'inquadratura oggettiva, cioè, eppure era il cinema della realtà, quindi ha raccontato davvero le macerie della guerra, ma l'ha raccontato con una sublimazione formale dove lo sguardo del regista e l'inquadratura, il ritaglio della realtà in un'inquadratura è quello che fa la differenza, quindi non è tradire la realtà ma è reinventare la realtà, è dare una cornice, il proprio sguardo alla realtà. Ecco, da qui ti volevo dire, se potevi, ecco, dire ai giovani, ma anche agli anziani, perché no, che devono sempre imparare qualcosa, che venire a vedere un festival di documentario non significa venire a vedere un reportage giornalistico o qualcosa del genere, è comunque uno sguardo d'autore. Assolutamente sì, il cinema documentario è cinema a tutti gli effetti, con la differenza che ti fa riflettere sulla realtà, perché il regista documentarista ha un'istanza morale che spesso la finzione ha perso, ha un'istanza di curiosità di muovere lo sguardo intorno per capire quello che è successo intorno a noi al di fuori delle mura domestiche del mulino bianco che tanta televisione ci propina, e quindi sì, i ragazzi devono riabituarsi al linguaggio del cinema, a vedere film e documentari e che sono come delle bombe a mano che pronte a esplodere nel cervelli delle persone. Cioè, la bellezza del documentario è che quando esci da film e documentari tu continui a pensarci. Magari il film di finzione non voglio fare, io sono figlia del cinema in generale, amo il cinema, rimane là. Ecco, con il documentario cominci a pensarci e ti immedesimi nelle persone che raccontano. Che vedi sullo schermo, ti immedesimi nelle storie, può succedere anche a me, ti comporta lo scatto morale della reazione, allora faccio qualcosa anch'io. Quindi secondo me il documentario è qualcosa che va oltre la finzione proprio dal punto di vista dell'impegno e del sollecito all'azione, ecco, che invece il film di finzione ha un po' di meno. Ti ringrazio. Grazie per le domande bellissime.